Care mamme, cari papà, ben ritrovati. In questo nuovo video vi presento una nuova attività di movimento da vivere e sperimentare insieme ai vostri bambini a casa oppure all'aperto. Grazie alle belle giornate possiamo svolgere questa attività in cortile o in giardino e utilizzeremo degli oggetti molto semplici. Ho utilizzato in particolare una cintura da accappatoio che ho legato all'estremità di due sedie e che ha rappresentato la staccionata di una fattoria e quindi ci consentirà di fare un salto, immaginandoci proprio di scavalcare questa staccionata che ci porterà all'interno di una fattoria. Gireremo poi attorno ad un cuscino imitando l'andatura di una gallina, quindi stando accovacciati. Poi il terzo passaggio ci vedrà invece in piedi con le braccia tese, immaginando di tenere le redini e faremo appunto il galoppo di un cavallo, passando a zig zag tra due o più bottiglie d'acqua. Ovviamente il percorso possiamo allungarlo, accorciarlo a seconda anche dello spazio che abbiamo a disposizione. Poi sperimenteremo l'equilibrio, passando e camminando su un'asciugamano arrotolata oppure possiamo utilizzare i paraspiferi in tessuto e quindi chiederemo ai nostri bambini di poggiare un piede avanti all'altro, immaginandosi come su un ponte che attraversa un fiumiciattolo che si trova all'interno di questa fattoria che stiamo esplorando. Infine, una nuova e diversa posizione in quadrupedia, quindi mani e ginocchia appoggiate al pavimento, ci rotoleremo immaginandoci come dei maialini che si rotolano nel fango. E quindi di nuovo il salto sulla staccionata che ci porterà adesso fuori dalla fattoria. Quindi creatività, fantasia, divertimento, ma anche un lavoro molto intenso sul corpo che ci porta appunto a provare diverse azioni, diverse andature. Vi auguro buona visione e buon divertimento.